domani giorno 1, 250 ml di albume, 100 g di avena e 10 g di mandorle. Ragazzi, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. Solitamente la colazione è monotona e quindi che facciamo? Anziché farci il solito porridge o la solita fit torta, oggi faremo i biscotti. E come? Con pochissimi e semplicissimi ingredienti. Abbiamo 50 g di fiocchi d'avena, 50 g di farina d'avena, 10 g di mandorle e 100 ml di albume. E in 5 minuti inforniamo. Ragazzi, che dobbiamo fare? In una casseruola più grande mettiamo 50 g di farina, 50 g di fiocchi, le mandorle, una bella spolverata di cacao amaro, bene, facciamo amalgamare il cacao in tutti i punti, iniziamo a mettere un poco di albume e lo facciamo incorporare ben bene. Mettete il timer, mettete, che qua da poco si inforna. Ancora albume. Guarda. Eccoci qua. Tenina. Sì. Stasera sto provando una tripla modalità. C'ho Steven Spielberg seduto, Enrica col cellulare ed Irene con la microcamera. Sapete che ne esce. Come vedete, la consistenza è buona, ma a me è rimasto un altro po' d'albume. Per non farli seccare troppo e farli comunque rendere friabili ma e non secchi, ci raggiungiamo questo altro po' d'albume. A questo punto vi consiglio di aggiungerci qualche goccia di tic. Zitto, regista, zitto. Ragazzi, io ci ho messo il cacao amaro, ma voi potete metterci le scaglie di cocco, un po' di peperoncino, tanto la colazione deve piacere a voi. Il cacao. Mescolate bene al fine che tutti i fiocchi si siano impregnati di cacao. A questo punto, sulla teglia del forno, vi preparate un po' di carta forno, giustamente. Doveva essere carta frigo. Carta frigo? No, è carta forno. Carta frigo? No, è carta forno, giovanotto. Usate un metodo scientifico per fare i biscotti. Usate l'impegno e la costanza. Ecco qua. È stato da Enrica preriscaldato a 180 gradi. Adesso non ci resta che infornarlo. 180 gradi, 25 minuti e abbiamo finito. Penso che ci abbiamo messo 5 minuti, forse meno. Il forno deve essere ventilato, perché poi è importante che la cottura sia bella omogenea, quindi forno ventilato e non statico. Ragazzi, ci siamo. Cazzo, mi sono dimenticato le presine. Va bene, questa va più che bene. Guardate qui. Non sono carini? Sì.
voilà! Ragazzi, ci abbiamo messo 5 minuti come avete visto. La faccia non è invitantissima, però il profumo, dal profumo sembrano deliziosi. Io spero che vi piacciano, soprattutto che vi torni utile questa ricetta, che troverete come tutte le altre nella sezione ricette fit. Abbiamo già pulito, fatto tutto. Che cosa volete di più la vita? Questa è una valida alternativa alla solita routine mattutina. Ragazzi, abbiamo finito. Vi saluto con, come al solito, never give up e state voi buono. Un bacio a tutti.